gente invece insomma decidere di scendere in campo in prima persona e scommettersi nella lista di, a sostegno di Mario Bolognari, e non continuare invece ad occuparsi da semplice cittadino, ecco, di quelle che erano le problematiche, così come aveva già fatto tra l'altro in questo periodo. La mia discesa in campo nasce dal presupposto fondamentale che non si può soltanto lamentare delle cose che non vanno, ma è necessario, obbligatorio impegnarsi in prima persona e mettere a disposizione della collettività quelle che sono le proprie competenze. Ritengo che in questi anni di mia carriera professionale abbia acquisito numerose competenze e professionalità che sicuramente, visto gli ultimi 20 anni di politica, possono essere molto utili alla cittadina taormiese e ai miei concittadini. Per quanto concerne la scelta di Mario Bolognari, è una scelta di per sé normale da fare, visto lo standing della persona, professore, grande carisma, grande presenza e soprattutto dal primo momento in cui è sceso in questa campagna elettorale ed è rimasto il candidato sindaco di questa importante coalizione che è la nostra Taormina. Da residente nella frazione di Trappidello ovviamente conosce bene quali sono le problematiche di questa frazione, ecco, da dove iniziare per dare risposte ai cittadini? Allora, io ritengo che l'aspetto fondamentale che si è mancato negli ultimi 20 anni è l'attività ordinaria, cioè sia la frazione di Trappidello, ma così come Mazzeo, Villagonia, Bruderi, Chianchitta, ma anche lo stesso centro storico, è mancata la ordinaria attività, per cui il primo punto di quella che sarà la mia attività in Consiglio Comunale è quella proprio di garantire i minimi servizi ai cittadini. Per quanto concerne Trappidello c'è una carenza assoluta di pulizia, c'è una carenza assoluta di sicurezza nelle strade, per cui sarà importante e necessario andare a coprire queste problematiche. Per quanto attiene la parte più importante, secondo me, e quindi come progettualità, è quella di andare a sistemare e a rendere fruibile il torrente Santa Vera. La riqualificazione del torrente Santa Vera diventa imprescindibile per lo sviluppo di Trappidello, perché quella consentirebbe di decongestionare la via Traversa Francavilla e quindi consentire alla via Traversa Francavilla di diventare una vera e propria strada commerciale, mentre la strada del torrente Santa Vera non solo darebbe dignità a tutte le famiglie che lì abitano e che lì hanno investito per creare la propria abitazione, ma potrebbe consentire di andare a creare tutta una serie di spazi ludici, spazi ricreativi che possano portare le persone a poter vivere anche quella parte della nostra frazione. Il tema della scuola è stato da lei attenzionato durante l'anno scolastico, tante le problematiche, ecco, se ne è occupato da semplice cittadino, adesso un impegno che continua anche da componente del Consiglio Comunale, o quantomeno questo è quello che si augura. Assolutamente sì, il mio impegno del libero cittadino parte da molto lontano, ho pensato di portarlo a un livello più alto accogliendo la richiesta di molti genitori di candidarmi al consiglio d'istituto nel quale sono stato eletto e che nell'arco dell'ultimo anno e mezzo, unitamente al supporto della preside Santoro e della presidente del consiglio d'istituto Annella Monforte, abbiamo cercato di andare a creare quelli che fossero i presupposti migliori per poter collaborare insieme all'amministrazione. Purtroppo questo non è stato possibile. Dall'altra parte abbiamo riscontrato un muro di gomma, tutte le nostre richieste tornavano al mittente, prendiamo l'esempio dei beni e dei servizi di prima necessità che purtroppo in questi lunghi anni di amministrazione sono andati a mancare, tra i quali il gasolio ad esempio, è stato un problema molto importante quello del riscaldamento, da me attenzionato continuamente, dalla preside super attenzionato, che ha portato nel dicembre 2017, mese storico secondo me, a portare i cittadini a fare una colletta per acquistare un minimo di gasolio per garantire il riscaldamento per i ragazzi. Non dimentichiamo il problema mensa che da molti anni rappresenta quasi una chimera, si arriva sempre con delle gare all'ultimo momento, gare poi magari non fatte, quindi ad affidamenti diretti, prolungamenti di incarichi, di servizio, di contratto e così via, che tutto ha a che fare che tranne con la buona amministrazione. Ovviamente il problema più grosso rimane
rimane quello degli investimenti, delle infrastrutture, infrastrutture che presentano delle carenze, soprattutto in termini di sicurezza, che rendono un pochettino noi genitori dubbiosi sulla possibilità di continuare su questa strada, per cui l'obiettivo primario che mi propongo è quello di prima di tutto mettere in atto un check completo di tutte quelle che sono le infrastrutture di nostra proprietà, riuscire a comprendere, ecco, gli utilizzi che si possono fare e soprattutto nel breve periodo quale possa essere la soluzione migliore per i ragazzi. Sicuramente quella dello spostamento della scuola ex Maristi può e rappresenta la soluzione migliore e più veloce al momento, anche se ha comportato, come abbiamo visto, una serie notevole di difficoltà a questa amministrazione, perché trascorsi 18 mesi ancora si attende questo fatidico trasferimento. Anche la paventata vendita del Capalc potrebbe rappresentare una soluzione di breve periodo, perché questo potrebbe consentire di guadagnare, di ottenere quelle somme finanziarie necessarie a fare degli investimenti sulle nostre scuole. Non dimentichiamo che la Ugo Foscolo è una scuola che era nata per circa 250 studenti e che al momento ne ha più di 450, più tutto il corpo studenti, e questo effettivamente, visto anche l'ubicazione della stessa scuola, rappresenta un vero rischio di sicurezza per i nostri ragazzi e per gli avventori di quella zona. Io credo molto nelle persone, credo molto nei miei concittadini e credo molto nell'intelligenza dei miei concittadini, per cui vi chiedo di votare con coscienza, di votare per la nostra coalizione, per il professore Mario Bolognari, che rappresenta una persona di grande carisma, di grande intelligenza e soprattutto di grande capacità. Chiedo di votare me, perché ritengo che le mie competenze e quanto maturato professionalmente in questa mia lunga carriera lavorativa possa rappresentare un valore aggiunto per Taormina, per la nostra città e per tutti voi concittadini.